Spesso ci domandiamo la differenza tra attività ed esperienza. Che cosa vogliono dire queste due parole? Noi siamo soliti fare attività, programmare attività con i nostri staff all'interno delle attività che proponiamo poi ai nostri ragazzi nelle nostre riunioni. Ma che cos'è un'attività? Che cosa sono le attività? Sono in qualche maniera i contenitori dove noi inseriamo i nostri giochi, i nostri canti, i nostri ban, ossia sono tutte quelle proposte che noi facciamo ai nostri ragazzi. Ma come differiscono dall'esperienza? Beh, l'esperienza è qualcosa di più profondo, qualcosa che tocca il cuore, che tocca il fisico, che tocca le emozioni dei nostri ragazzi. È qualcosa che i nostri ragazzi provano in prima persona, toccano. In sostanza vivono. L'esperienza è qualcosa che i ragazzi vivono, qualcosa che gli rimane dentro, qualcosa che possa essere utile a rileggere quello che hanno vissuto. Ecco che in quella maniera avremo le esperienze. Le esperienze in branco cerchio sono molteplici e le possiamo trovare, ma se vogliamo andare all'osso possiamo evidenziare cinque grandi esperienze maestre, che sono proprio quelle che toccano l'esistenza dei nostri ragazzi all'interno della proposta Scout. E sono il gioco, sono la comunità, il servizio, la strada e l'avventura. Il gioco è il pane quotidiano dei nostri bambini. Nel gioco loro si sperimentano, vivono le emozioni, litigano, gioiscono. E questo diventa esperienza perché gli aiuta a crescere. Un'altra grande esperienza maestra è quella della comunità. I bambini si relazionano agli altri, si relazionano con i capi, si relazionano con l'ambiente e tutte queste relazioni contribuiscono alla sua crescita. Sono occasioni in qualche maniera che gli aiutano a discernere, sono occasioni che gli aiutano ad avere una maggiore consapevolezza. Quindi l'esperienza ha a che fare fondamentalmente con, potremmo dire, tre grandi parole: la relazione che abbiamo visto con gli altri, con il mondo che li circonda e con gli adulti, la libertà, perché solo nella libertà, nel cosiddetto spazio di potere, i nostri ragazzi possono vivere le esperienze. Non sono fruitori di attività, non fanno qualcosa. Ma nella libertà quel qualcosa lo rileggono, quel qualcosa gli può dare qualcosa in più e quindi diventare esperienza, ovvero toccare la loro anima. Si dice che l'esperienza provoca il cambiamento. Potrebbe essere così, sempre, non è detto, ma l'esperienza è qualcosa che ti cambia perché ti aiuta a rileggere il tuo vissuto. Per fare un esempio tra attività ed esperienza, potremmo dire che possiamo fare tante attività che parlano di felicità. Potremmo fare tanti cartelloni, ma la vera esperienza di felicità che i nostri ragazzi possono fare è quella che vivono, ad esempio, quando facciamo un cerchio di famiglia felice, dove a parole diciamo che faremo l'attività di famiglia felice, ma l'esperienza che i ragazzi vivono di felicità è quello dello stare bene insieme con gli altri, del vedere negli altri i propri fratelli, del trovare negli altri un aiuto ed essere a loro volta aiuto per gli altri. Bene, come vedete, la differenza tra attività e esperienza è abissale. Da una parte è quello che li facciamo fare, dall'altra è quello che i nostri ragazzi vivono, rileggono alla luce di tutte le proposte che gli facciamo. La domanda è: come possiamo proporre esperienze in branco cerchio? Secondo me non le possiamo proporre. Le esperienze non si possono proporre perché non sono qualcosa di artificiale. Noi possiamo proporre delle attività, proporre qualcosa da far fare ai nostri ragazzi, giochi, canti, ma l'esperienza, come abbiamo detto, è qualcosa di più profondo. E dunque vivere intensamente le grandi esperienze maestre, le esperienze che dicevamo prima, il gioco, la comunità, il servizio, l'avventura e la strada sono quelle che in qualche maniera aiutano i nostri ragazzi a vivere le esperienze di vita, a quelle che daranno a loro
un qualcosa che li possa aiutare a crescere, a confrontarsi con se stessi, con gli altri e con l'ambiente che li circonda. Per cui la grandezza delle esperienze in un branco cerchio è dovuta al fatto di vivere insieme. Dicevamo, le parole maestre dell'esperienza possono essere di nuovo la relazione, la libertà. Nella relazione con l'ambiente, con gli altri, io faccio esperienza della comunità, della legge, faccio esperienza dell'adulto e quindi imparo, imparo e cresco. Ma lo posso fare se sono libero, solo se l'adulto mi aiuta, lasciandomi degli spazi di potere in cui io mi posso muovere liberamente e rileggere in maniera libera, ma anche accompagnata dal capo. Le mie esperienze.